La presidente di Indire, Cristina Griego, tra grande emozione immagino avere il secondo appuntamento di didatto dopo quello di Firenze, anche qui in Sicilia, un'edizione siciliana ricca di appuntamenti e penso anche di studi di riflessione. Sì, è davvero un grande risultato, anche se noi tutti speriamo che sia un punto di partenza, una grande soddisfazione, credo anche una grande occasione per tutto il mondo della scuola siciliano e non solo. Abbiamo portato un programma scientifico di altissimo livello e quindi davvero queste giornate saranno un momento di condivisione, di riflessione, di formazione e credo che mai come in questo periodo ce ne sia bisogno perché la pandemia ci ha dimostrato che dobbiamo andare verso un modello di scuola rinnovato nei tempi, rinnovato negli spazi, rinnovato nelle metodologie, perché il mondo sta cambiando. Abbiamo anche capito però che non basta introdurre nuova tecnologia nelle scuole, bisogna anche formare docenti, dirigenti all'utilizzo corretto della tecnologia proprio per raggiungere quelli che sono i risultati di apprendimento e quindi le competenze che i nostri ragazzi e le nostre ragazze devono raggiungere. Quindi insomma ci sarà molto da imparare reciprocamente e per tutti i gradi di scuola, dall'infanzia fino all'educazione degli adulti. Formazione digitale dei docenti, lo prevede anche il PNRR, credo che sia davvero importante sviluppare una competenza digitale per il personale insegnante che comunque già nel corso della pandemia ha dimostrato davvero di sapersi riconvertire, di sapersi appunto adattare. Beh, la pandemia ha avuto tante conseguenze negative, lo sappiamo. Però se possiamo riconoscere alla pandemia un merito è quello di aver dimostrato la capacità anche dei docenti di rimettersi in gioco e di usare anche degli strumenti con cui non avevano tanta familiarità. Ora è chiaro che l'innovazione tecnologica corre, va veramente veloce e tutti i contratti di lavoro stanno prevedendo la centralità della formazione. E quindi ovviamente anche il docente che è l'adulto di riferimento e che quindi deve trasmettere ai ragazzi, far conseguire ai ragazzi le competenze per orientarsi nella complessità del mondo che dovranno affrontare, ovviamente deve avere una formazione iniziale solida e poi una formazione in servizio continua. Quindi su questo dovremo insistere molto perché insomma è il paese che ce lo chiede. Ecco, su cui insiste in dire anche la questione riguardante gli ITS, i tecnici superiori, è importante anche appunto unire la scuola al mondo del lavoro in un momento storico anche molto particolare. Ecco, questo è un progetto su cui in dire immagino vuole puntare e cosa può dirsi, Presidente? Indire è impegnato da sempre nel mondo degli ITS con il monitoraggio nazionale che poi è quello su cui si basano tutte le politiche del Ministero. Una delle riforme abilitanti del PNRR ha proprio riguardato gli ITS, istituti tecnologici superiori che si chiamano Academy oggi, e che quindi entrano a pieno titolo a far parte del sistema nazionale di istruzione terziaria professionalizzante, quindi un canale parallelo rispetto a quello universitario, ma con pari dignità e con grandissime possibilità di buona occupabilità e di buona occupazione per le ragazze e i ragazzi. Quindi Indire continuerà a occuparsi del monitoraggio e non solo, facendo parte anche di accordi su settori specifici, penso all'ICT, la cyber security, quindi insomma Indire su questo ha avuto, ha e avrà un ruolo centrale.